presenza di Giorgio Picchio, che è il rappresentante dell'associazione Portici Verdi, che riguarda la zona di Corso Vittorio e limitrofe, quindi tutte le vie centrali vicino alla stazione centrale. Giorgio, ci vuoi dire quando è nata questa associazione e quali scopi si prefiggeva? L'associazione nasce nel 2021, in piena pandemia, con l'obiettivo di cercare di rivitalizzare l'area Portici e le vie adiacenti, quali via Volta, via Arsenale, via Vincarregione, via Parini, che sono un po' le vie che sono state un po' penalizzate in questi ultimi anni. Ora, fondamentalmente il nostro intervento si rivolge all'area Portici, che è un'area estremamente importante. In questi giorni sui giornali, sui quotidiani torinesi si è parlato molto del rilancio dei Portici. Torino è una città che ha tanti chilometri di Portici e fortunatamente noi dei cinici pari di Corso Vittorio siamo ancora abbastanza fortunati, perché stanno nascendo delle nuove attività, abbiamo aperto diversi negozi, si sta rivitalizzando. Noi vogliamo, come associazione Portici Verdi, vogliamo contribuire a questo rilancio. Abbiamo programmato una serie di iniziative, diciamo festaiola. Il 23 di ottobre cominciamo con la festa d'autunno sotto i portici in via Parini, in via Melchiorre Gioia, dove ci sarà un mercatino di artigianato artistico, ci saranno attività culturali, ci saranno tante cose che solitamente nelle feste dei commercianti non si vedono. Noi speriamo di fare qualcosa di diverso per dare anche un'immagine diversa dei portici di Torino. Poi naturalmente il programma che l'associazione si è posto è molto ambizioso. Chiaramente momento abbastanza difficile, ma noi cerchiamo con le risorse che abbiamo di fare al meglio, di dare il meglio, quindi di fare tutto il possibile per fare degli eventi di qualità. Questo è il nostro obiettivo. Adesso finisce l'estate, avete in mente delle novità proprio promozionali per quanto riguarda la vostra associazione? Ah, sì, sostanzialmente c'è in progetto di fare un mercatino di Natale nel periodo natalizio, i primi di dicembre. Il 27 novembre ripeteremo la festa che facciamo il 23 di ottobre, chiaramente con un taglio più verso il Natale, perché siamo già in prima natalizia, quindi è importante cominciare a far vedere qualche richiamo del Natale. Sarà invece fondamentale il 2023 per le nuove iniziative che intendiamo proporre. Una, la festa della Befana, che dovremmo fare chiaramente il 6 gennaio, e l'altra è la festa di San Valentino, che non abbiamo ancora deciso esattamente la data, ma sicuramente sarà antecedente al 14 febbraio, data di San Valentino. Rimane ancora in piedi l'ipotesi di una notte bianca, però non abbiamo ancora deciso nulla in quanto a date o a tematiche. Sicuramente il primo semestre sarà un semestre di novità, questo è fuori discussione e rientra anche nell'attività promozionale per il corso. Sentito quali sono le previsioni, adesso magari vuoi mandare un messaggio alla tua associazione, così anche per galvanizzare un po' gli aderenti all'associazione Portici Verdi, che dovrà affrontare questo periodo autunnale e invernale. Ma sì, senz'altro, i miei associati sono molto carichi, questo è un dato positivo,
L'augurio che noi ci facciamo è che da parte del pubblico ci sia una grande risposta. Noi faremo di tutto attraverso anche i mezzi di informazione per informare sulle iniziative. È chiaro che essendo una situazione nuova, essendoci stato quello del Covid, ci stiamo correndo un pochino dietro a tanti eventi. Abbiamo tante belle idee da realizzare e speriamo che il pubblico contribuisca partecipando ai nostri eventi. Bene, salutiamo Giorgio Picchio e siamo sicuri che riuscirà nel suo intento per la sua associazione commercianti dei Portici Verdi. In bocca al lupo ai commercianti e a Giorgio Picchio che ne conduce l'associazione.